Allora, abbiamo 4300 monete, ma non le darò a Mr. Crab, non subito perlomeno. E andiamo quindi nella prossima zona nuova. Abbiamo quanti calzini? 7. Lui ne vuole 10, giusto? Hai trovato i miei 10? No, no. Oh. Quindi utilizziamo le 10 spatole per andare alla laguna. Ta-da! Ed eccola qui. Che tra l'altro ho appena visto che il taxi non c'è nessuno che lo guida. Ah, Ghoul Lagoon. Una spiaggia assolata melmosa sul fondo del mare. Ma non tutto è perfetto in questo paradiso. Ah, così, senza neanche una presentazione, nessuno. Ok. Quindi, vieni qua. Porca miseria. Un po' troppo. Allora, che cosa... Ah, guarda, non ho neanche il dubbio di cosa sia. Ah, in realtà mi ha un po' sorpreso il fatto che non abbia fatto la stessa animazione che nel gioco del film, ovvero che nel gioco del film la piattaforma girava su se stessa. Mentre qua invece fa proprio il giro dalla parte opposta. Boom 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 boom. Ma dai! Con la nuvola di Fantozzi. Scappo! Ma perché? Questo rob si chiama Monsone. Attenzione al suo attacco fulminante. Fammi indovinare. Ah, ok. Per un attimo mi aspettavo mi dicesse... Ok, allora, ammetto che per un attimo, visto che non me l'ha fatto colpire subito, ho pensato di doverlo colpire col suo stesso attacco. In realtà era solo l'hitbox, un pelo barbina, niente più, niente meno. Non ci arrivo, No. Vabbè, prendiamoci questa. SpongeBob, ti sembro scottato? No, mi sembra un po' arrossato. Forse sei più rosso del solito. Per mille cirripedi. Accidenti a quel robot. Quale robot? Sì, un grosso robot ha rubato la crema solare a tutti. Mannaggia, la crema solare. Oh no, finiranno per scottarsi. Invece di abbronzarsi passeranno il tempo a grattarsi. In realtà grattarsi quando sei scottato non è una bella idea. Non si può stare in spiaggia senza crema solare. Il sole e lo dice una ragosta. Il robot si è rifugiato sull'isola, dove nessuno può raggiungerlo. SpongeBob, forse puoi usare quei riflettori solari per puntare i raggi del sole. Ah, quello, stavo guardando l'anguria io. Se premi uno dei pulsanti sistemati ai lati di ogni cabina, i riflettori si gireranno. D'accordo. Collega tutte le cabine e la luce colpirà in pieno il grosso riflettore sull'isola. Ma se sai già tutte queste cose, perché non lo fai tu? Ti basterà nuotare fino all'isola e girare il grosso riflettore verso il robot. Ma io non so nuotare. Io resterò qui a proteggere le bagnanti. Però certo, come io, no? Non so nuotare. Esatto. Dunque. Ah, ok, per un attimo pensavo che fossero dei nemici, però no. Allora, guarda un po' chi è tornato. Ah, certo, questo è per Patrick. Allora, calmi un attimo. Ok. La luce viene riflessa da quella parte, quindi noi dobbiamo salire di sopra per poterlo girare. D'accordo, iniziamo allora. A volte non c'è soddisfazione più grande di premere un pulsante. Premi, premi, premi. Ok. Allora, qua c'è Patrick che possiamo cambiare, però per il momento credo sia meglio aspettare, giusto? Mi sento una spugna nuova. Ma giusto per... Dai che c'eri arrivato. In qualsiasi altra situazione avrebbe fatto un rimbalzino e sarebbe andato sulla spiaggia. Comunque. Premi uno dei pulsanti sistemati. Collega, sì, grazie, grazie, ho già fatto. Allora, questo quindi è già a posto. Però non ho capito come mai questo non si gira. Vorrà dire che dovremo scoprirlo. Anche di là però. Ma dai. Prendi questo. Mi ha fregato perché era più in alto lui, dicevo. Fa vedere. Guarda. Era ovvio, però dovevo tentarla.
Fresco come una brezza primaverile. In qualsiasi altra situazione mi avrebbe fatto rimbalzare. Scusami, nell'acqua? Perché? Però è giusto a quanto pare. No, in realtà no. Ah, ora ho capito. Quelli con due bottoni devi direzionarli nella parte giusta. A parte che poi non mi serve neanche in realtà saltargli sul pancione, perché basta fare così. Ok, quindi in teoria devo girarlo da questa parte, giusto? Credo di sì. Però giusto per sicurezza controlliamo anche da questa parte. No, ok. Quindi da questa parte, sì. Ecco fatto. E ora dobbiamo triangolare quello là sopra. D'accordo, io proseguo. Prima però, ovviamente, sblocchiamoci tutta quanta la zona. Vediamo se è giusto. No, quindi è l'altro, perfetto. No, di qua. Che quindi va da quella parte, che quindi girerà dall'altra parte. Perfetto. La cosa strana è che purtroppo, oddio, neanche purtroppo, non c'è molta interazione con il mondo circostante. Però vabbè, chi se ne frega. Alla fine sono solo personaggi che girano così in giro per la mappa. Ehi, tu, vieni qui con quel prosciutto. Cretino. Allora, aspetta. Preso. Che poi in realtà è una cavolata farlo questo qui, perché è molto lento. Credo sia sbagliato. Infatti. Quindi dobbiamo girarlo da questa parte. Ok, ti giuro che non sto capendo il giro che sta facendo la luce. Però finché è giusta, è giusta. Quindi vediamo che cosa mi dice il cartello. Puoi raggiungere l'isola dal pontile in fondo alle caverne marine. Ok. Proviamo intanto il bottone, che tra l'altro sarà sbagliato. Ah no, invece è giusto. Per questa volta era giusto. Ok, quindi il tizio lì che vola via col palloncino, probabilmente dovremmo salvarlo. Allora, aspetta. Attento! Kaboom! Che poi vabbè, onesto, non valeva neanche la pena. Però, già che c'eravamo, voglio dire, perché no? Allora, come ci arriviamo lì? Facendo questo percorso. Niente di più facile. Però questo è lo spawner, esatto. Vai via. Addio. Attento che esplode. Che poi gli spawner sono strautili in sto gioco, perché veramente le monete che danno certi nemici quando trovi quello buono, per esempio il disco volante, valgono veramente un bel po' di soldini. Quindi, allora, credo che adesso ci serva Patrick, perché da queste parti, a parte le persone che volano via, non mi sembra ci sia nient'altro. D'accordo, andiamo con... anzi, facciamo prima la cosa più intelligente. Prima di andare con Patrick, andiamo dalla signora Puffo e vediamo che cosa vuole. Cacciatore di tesori numero uno. Ma poverino! I palloncini sono stati gonfiati troppo. I piccoli rischiano di prendere il volo. Oh no! Non saprei, signora Puff. A me sembra che si divertano un mondo. Sì, secondo me un filino troppo. Ma dai! Puoi salvare i piccoli facendo uno schianto bolla sotto i palloncini. Il bimbo intanto muore. Fai scoppiare con gli schianti bolla tutti i palloncini. Poi torna da me per la tua ricompensa. Che è una patente? D'accordo, signora. No, strano, ma vero, non gliel'ha chiesto. Comunque no, la ricompensa ovviamente sarà una spatola d'oro. A noi schifo non ci fa, quindi. Allora, ehi tu bimbo. Oh, vabbè, tanto chi se ne frega, non mi può raggiungere da qua, voglio dire. Aspetta. Preso. Poi, eccone lì un altro. Ecco, fatto. Sbrigati. Dov'è il bimbo? Bimbo, no! Torna indietro! No, maledetto! Allora, aspetta.
Ok, dai, dai, che ce la facciamo, dai, che ce la famo. Bimbo. Preso. Ok, e il bimbo è salvo. Ecco, fatto. Preso e addio. Spawner. Ecco. Adoro scartare i regali. Combo super ultra mega combosa. Questo che cos'è? Il calzino. Ottimo. Non mi sembra di averne lasciati altri, quindi direi che questa parte è ben fatta. Ci rimangono due bambini, giusto? Perfetto, che sono quei due lì. Andiamoli a prendere. Qui posso raggiungerlo o è tipo una zona di ritorno? No, mi sa tanto che... Esatto. Quella è una conchiglia da 2200. Ok. Ma i draghi gonfiabili che sputano fuoco? No, non so nuotare! Sì, sì, tranquillo, ti... Ti proteggo io. Oppa. Ah, scappa, ok. Bimbo? Dio mio. Ok, calmo. Tranquillo, bimbo, ti salvo io. Preso. Dio mio. Che rischio. Allora, aspetta. Ecco. Madonna mia. Qua, perfetto. Dov'è il bimbo? Oddio. Ok, si abbassano tutti qua. Sì. Allora. Vieni, vieni, vieni. Ah, preso, preso, preso. Perfetto. Tutti i bimboli salvati. Ecco qua. Signora Puffo, mi dia la mia spatola. Eroe, hai salvato i piccoli. I piccoli. Eccoti una spatola d'oro come ricompensa. I bimbi intanto. Boia di... Grazie signora Puffo. Ma no, non volevo dargli una spatolata in faccia, scusi. Vabbè, andiamo a prendere Patrizio intanto. Eccoci qua. Che poi non è detto neanche che sia Patrick. Però sicuramente è lui. Ovvio. Che tra l'altro Patrick arrossato dal sole già me lo immagino. Vediamo cosa si dicono. Sai, ti servirebbe un corso in palestra con un istruttore personale. Ma dai. Però io vado già abbastanza di corsa. Vabbè. Perché sono abbastanza sicuro che lanciare i vari cocomeri sbloccherà le altre zone con gli altri cocomeri, immagino, poi non è non neanche detto, giusta. Ok, e invece ci avevo ragione. Pensa. Pensa un po'. Si va! Ok, si muovono. Ecco fatto, guarda, lo sapevo che era così sta prova, mamma mia. Ok, piattaforme che girano. Niente di difficile, era peggio quella che ruotava onestamente. Anzi, quella che si muoveva a destra e a sinistra. Ok, calmo, ok. No, ok, questa si muove sia a destra che a sinistra che gira. Gira, vai di là. Dai. Mamma mia. No, porca miseria. Non avevo la cognizione dello spazio qui. Ok, ora che è vicino, perfetto. Eccoci. Oh, è tutto questo solo per un calzino. Allora, proverei a tenere Patrizio ancora. Che non è non è detto che sia una cattiva scelta. Stavo per dire. Ok, quindi il nostro obiettivo è andare da quella parte. Ah, perfetto, c'era già qui l'autobus nel caso dovevamo cambiare. Anche là in fondo ce n'è uno, quindi direi di mantenere SpongeBob per questa parte. Almeno questo qui con l'ombrellino. Ops, riusciamo a colpirlo. Ti dispiace venire... Esatto. Un po' più in qui, grazie. Dubito che i palloncini, anzi i gonfiabili, possiamo colpirli, quindi ecco fatto. C'è l'amico bolla. Allora, calmi un attimo, calmo, calmo, calmo. Preso, perfetto. Allora, quella mi sa tanto di una scalinata, vero? Ok, per un attimo ho pensato di potermi arrampicare. SpongeBob, ho saputo che fai collezione di spatole d'oro. Esatto, amico, sì, bolla. Amico bolla, ne hai vista una? Esatto. Ebbene sì, durante una gara di castelli di sabbia qualcuno ha messo una spatola d'oro in cima a una torre. Aha. Se avessi un castello lo chiamerei Forte Patti 3. A Forte Patti 3 ci sarebbe una grande festa delle torte ogni lunedì.
E la spatola d'oro? Ah, in cima al castello di sabbia, giusto! Dovrebbe essere facile da raggiungere. Voglia. Forse prima dovresti andare a vedere. Ma abilità nuove, amico Bolla, niente, Luzzica. Non me le insegni? Allora, credo che, esatto, per arrivare lì dobbiamo saltare dall'alto. Qui c'è di nuovo l'autobus e questo è lo shortcut per tornare indietro. Esatto, perfetto. Ah, perfetto. Ah, ma allora colpa mia. Colpa mia. Ah, tutto qui? No, pensavo... Vabbè. Vabbè, meglio, abbiamo preso un calzino e siamo a 10. E questo vuol dire un'altra spatola d'oro. Ti dispiace esplodere? Kaboom! Grazie. Ah, ok. Ok, dobbiamo fare attenzione al pupazzone che ci vuole bruciare. Ma scusami, io dovevo immaginarmi del... Vabbè, dovevo immaginarmi dell'alta marea. Sarei quasi tentato di usare Patrizio, sai? A volte non c'è decisione più grande di prendere un pulsante. E allora andiamo, provi, scusa. Provi. Vai, vai, corri, corri. Ecco qua. Che, esatto, volevo capire l'alta marea quanto fosse alta. Perché se dovevo fare tutto di corsa poteva diventare problematica la cosa. Però qui c'è Patrizio. Aia. Si può usare Patrizio probabilmente per ghiacciare l'acqua e arrivare là forse. Sai che appena abbiamo un secondo ci riprovo. Appena abbiamo un secondo ci riprovo con Patrick. Ecco fatto. Siamo in cima, perfetto. Posso? Posso? Posso, certo che posso. Attenzione. No, cavolo. Va bene, va bene. La nostra morte non è stata vana. Perché tanto eravamo qua vicini, perfetto. Dobbiamo fare più che altro attenzione alle palle. No, suona malissimo come l'ho detta così, però effettivamente era la verità. Dunque, torniamo indietro e andiamo a prendere Patrizio. Ecco fatto, kaboom. Prendiamo Patrizio, che tra l'altro dobbiamo arrivare da quella parte, ci serve proprio il melone. Ecco qua. Vai Patrick, muoviti. Muoviti, corri. Corri che qui te cercano di affogare. Cerchiamo di prendere subito il cubo di ghiaccio. Troppo? Ok, no, perfetto. Ci arrivo? Ci arrivo, certo che ci arrivo, perfetto. Corri, corri, corri. Vai, 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 vai. Perfetto, fatto anche con Patrizio. Bravo Patrick. Ecco qua. Dicevamo ora, dobbiamo farci il giro per salire di sopra. Il problema è che con Patrick non possiamo colpire la nuvola di Fantozzi, quindi dobbiamo scappare subito. Noi dobbiamo arrivare da quella parte e tanto per arrivare oltre ci serve SpongeBob qui, quindi tanto vale farlo subito. E che cosa mi ha sbloccato? Ah, penso l'ombrello. Ok. Ci posso salire qui? Allora, onesto, era solo curiosità. Sapevo benissimo che sarei crepato. Ok, questa volta ci riproviamo per bene. Attenzione. Ah, no. Cavolo. Mi sono fatto prendere dal non farmi colpire dal fuoco. Ma che poi questa zona potrei anche provarla con SpongeBob. Però visto che ti serviva Patrick. Ah no, in realtà ci serve Patrick per forza. Perché dobbiamo lanciare l'anguria. Stavo pensando, la faccio con SpongeBob che magari è più facile. Invece no,
perché ogni volta che moriamo l'anguria gliela dobbiamo ritirare. E magari se torniamo indietro e prendiamo SpongeBob si annulla tutto, come l'altra volta che siamo andati a prendere Sandy al posto di SpongeBob. Vai, sputa fuoco. Bravo. Che così appena torna indietro dovrei starci. Perfetto. Ecco, fatto. Attenzione ai palloni. Ok. Dai che ci siamo. Perfetto. Spatola d'oro ottenuta. E siamo a 23. Secondo me siamo a un buon numero. Siamo a un buon numero di spatole d'oro, sai? Lì c'è un checkpoint, ma credo sia solo per il ritorno. Quindi direi di proseguire senza tornare indietro. Che tra l'altro, giusto curiosità spicciola la mia, attenzione. Ma se io mi buttavo da qua, per forza dovevo usare l'anguria, però l'idea di arrivare lì tagliando il percorso c'era, Perché mi serviva il trampolino se c'avevo le scale? Vabbè, dettagli. Ecco qui, 24 spatole d'oro. Tra l'altro, anche l'isoletta dove c'è la spatola. Basta da acciughe! Sono scivolato. Non appare finché non schiacci il bottone. E ok, rieccoci qui. Questa volta con SpongeBob. Ah, però aspetta. Guarda, è solo curiosità speech. Esatto, era curiosità iper spicciola la mia, ma che ovviamente ci ha portato a qualcosa. Ecco fatto. Che tra l'altro potevo fare anche da quella parte, ma dettagli. Kaboom. Ecco fatto. Prossima zona, le caverne marine di Gulagoon. Ciao Gary, che mi racconti? Miau. Sul serio, Squiddy si è comprato un nuovo maglione. Wow, è davvero uno sfigato. Miau. E c'è una spatola d'oro in fondo a questa caverna. Wow. Wow, come se non ne avessimo già 25. Vabbè, andiamola a fare. Allora, quello immagino sia una via solo pericolosa per prendere una moneta in più, ma in realtà è anche la via più sicura per non morire affogati. Ah, ok. Più sicura però non vuol dire la più facile. Ok, corri. Ecco fatto. Che palle. Allora, aspetta. Credo che ci siano più vie per questa zona. Scendi? Ok. Ah, tutte e due. Perfetto, allora, calmo un attimo. Iniziamo da questa parte dove ci sono, credo, esatto, i pesci palle esplosivi. Fresco come una brezza primaverile. I cugini della signora Puff esplosivi ci sono. Oh, ok. Meno male, l'abbiamo evitato. Ok. Allora, più in... che palle. Madonna, che salvataggio comunque. Più in qua. Ecco fatto. Che cosa accade? Un'altra stalattite. Dov'è il cannone? Ah, da là sopra, perfetto. Tra l'altro stavo notando che sia questa zona che il centro della città portano al Poseidon. Però non abbiamo visto una via di entrata qui, o sbaglio? Ah, tra l'altro ti fanno vedere anche quante cose ti mancano e anche gli obiettivi. Ci manca una sola spatola, quindi torna indietro con la bolla mobile. Questo in realtà è un dettaglio mica male. È un po' come il quello del film, ovviamente. Che tu facevi il livello e poi ti diceva quali obiettivi ti... Ah! No, non sapevo se ci arriva. Ma c'è SpongeBob cavernicolo! Sono pronto, sono pronto, sono pronto! Sono pronto. Dai! Come ci arrivo io lì? C'è SpongeBob cavernicolo! Ma io ci arrivo lì con un santo, scusami. Ah sì, ci arrivavo. Solo che
nella fretta. Mi sento una spugna nuova. Non ci ho fatto caso che potesse arrivare. Più che altro sto cercando di capire il giro che ci sta facendo fare. Ok. Perfetto. Siamo tornati indietro? Ah, sì, siamo c'è anche Patrick e Cavernicolo, no. Allora, calmo. Perché noi abbiamo fatto il giro di là? Questo vuol dire, esatto, che ora possiamo arrivare da questa parte. Perfetto. L'ho ecco capita. Qua. Preso. C'è anche per caso gli altri Cavernicoli o solo loro due? No, peccato. Mani. E in realtà questa caverna è stata molto semplice. Troppo semplice, onestamente. A parte, vabbè, le cadute in acqua, vabbè. Super cercatore di spatole. 25 spatole ottenute. Vediamo. Stato avanzamento dei trofei 13%. Grazie. Ah, tra l'altro qua c'è il livello anche con Patrick. Oh. E infatti là c'è un calzino. Ma sì, dai. Torniamo indietro, prendiamo Patrizio e poi torniamo qui. Che sfiga che... Oh, non l'ho fatta. Vabbè, in realtà è facile tornare indietro. A meno che in realtà non sia ancora più semplice. Qua c'è il cambio personaggio. Certo, era talmente semplice, io mi stavo per complicare la vita. Ciao, Mr. Crab. Kaboom. SpongeBob, aiutami a trovare Patrick. Ho un lavoretto fatto apposta per lui. Te lo trovo subito. E tanto serve anche a me, quindi, voglio dire. Curiosità spicciolissima. Ah, no, i personaggi, è vero, se li colpisci non si spostano. Volevo provare a buttarlo in acqua. Buttiamo quindi questo qui in acqua. Il problema... Esatto. Volevo avvicinarmi il più possibile. No. Meno male. Oh, dentro c'è sempre un regalo. Ok, riproviamoci. Vai. Corri. Corri, Patrizio. Corri. Più che altro spero, esatto, di poter passare. Passi? Certo che passi, bravo. E spero che fosse l'unico questo. Ma non ci arrivo, vero? No, cavolo. Mi devo fare il giro. In realtà non credo. Ma chi se ne frega, dai. I robot fanno boom. Dovrei aver fatto tutto in questa zona. A parte questa parte qui, che è la missione principale. È un po' come Super Mario 64, che tu ti fai il livello, poi ci torni indietro per farti i pezzi aggiuntivi. Vabbè che è stata un po' un'eresia comparare sto gioco a Super Mario 64, per carità, però. Ciao! Spiacente, il Luna Park è chiuso. Ma no, è tutto aperto. Un robot dispettoso si è impossessato della biglietteria, e peggio ancora. Aiutami a sbarazzarmi di quel robot buono a nulla e avrai una grossa ricompensa. Una spatola d'oro. D'accordo, capitano. Come faccio? Porca miseria. Come brilla. A liberarci del... Luccica. Che tra l'altro, che bello il dettaglio che il cielo è il sopra del... Come si dice? Dell'oceano. Ipnotico. È come quando guardi il mare da sott'acqua così e vedi tutta la luce. Bellissimo. Sono piccoli dettagli veramente che ti fanno apprezzare. Allora, il cocomero. A cosa ci serve? Non credo sia per il robot. Non credo proprio. Ah! Ok. Ma no! Abbiamo fatto crollare tutto. Infatti ci è rimasto malissimo anche Patrick. Allora, provo ad andare da Mr. Crab, ma... Non è proprio quello che avevo in mente. Dovrò parlarne con la mia assicurazione. Perché non provi a fare qualcosa di meno costoso? Pericoloso. Ovvero andare dall'altra parte? I roboti impazziti devono sparire dal mio acquascontro. Quanto ci fai che distruggiamo tutto il Luna Park? Appena li avrai distrutti tutti, torna qui da me.
D'accordo, capo. Quanto ci fai che gli distruggiamo tutto il Luna Park, Mr. Crab? Che tra l'altro, esatto, volevo vedere se sotto ci fosse qualcosa. Ad esempio, un calzino, ma mi sembra di no. Di là non c'è nulla. Quindi proseguiamo, pazzo assassino. Allora, strano, in una zona del genere io una calzetta ce l'avrei messa, onesto. Quindi vieni qua tu. Ecco fatto. C'è... ah, no, ti prego, questo è il gioco della talpa, vero? Prima di tutto, ecco fatto. Wakatiki. Come devo fare? Ce n'è ancora uno? Ce ne sono ancora? Perfetto. Beh dai, carino come minigioco. Vabbè, era una cavolata, però ci stava. Sono letteralmente, io adoro queste cose. Sono piccole stronzate, ma veramente, veramente ti fanno apprezzare anche il più piccolo dei dettagli di certi giochi. Kaboom! Lo sapevo che ti prendevo. Allora, ho visto una spatola d'oro io. Questo cos'è? Il tagadà? Sì, è il tagadà misto al gioco delle tazze. Allora, dicevo, qui c'è una scatola, tra l'altro. Ah no, non è la scatola, è il... è la cabina per cambiarsi. Così va meglio. Cioè, allora, sì, lo è, ma non in questo gioco. La spatola è là sotto, quindi non c'è modo di arrivarci. Per un attimo ci ho pensato. Per un attimo ci ho voluto pensare che schiacciare la pancia qui ci avrebbe fatto cadere di sotto. Però lì su... che è successo? Ah, le tazze ci fanno danno. Per un attimo ci ho pensato che colpire il centro ci avrebbe fatto cadere di sotto, ma non è stato così. Quindi, porca, vieni qua. Ecco fatto. Però, aha, aspetta. Aspetta. Per un attimo ci ho voluto credere, eh. Ho visto le assi di colore diverso. Sai, poteva sembrare. SpongeBob serve la palla bolla. Mannaggia, e non ce l'abbiamo ancora. Quindi, come ci arriviamo là sotto però? Che tra l'altro c'è un'altra di spatola d'oro lì. Ok, preso. No! Però ho visto l'altro coso di ghiaccio. Questo vuol dire che anche salendo lì non te lo fa prendere. Questo vuol dire che c'è... l'ho vista! C'è la conchiglia là sopra ora. O c'era già? Boh, non lo so. Però adesso so come arrivare all'altro cubo di ghiaccio. Dobbiamo raggiungere quello là sotto e arrivare a quello lì con la spatola. Tutta una sequenza continua. Ho già capito. Vabbè. Quell'acqua. Corri, Patrizio! Super gelida! Ne schiaccerò! Corri! No! Quell'acqua sembra... ah, aspetta super però! Super gelida! Non mi serve! Oh, ancora! Ancora! Vieni qua! Ah, Patrick, c'ha... per questi qua deboli c'ha un raggio d'azione troppo ampio. Questi qua deboli li colpisce tutti. Corri! No! Preso! Ecco fatto! Demolizione stellare! Oh, un altro! Comunque, vieni qui che manchi solo tu. Vieni. Fatto. Non era questo il... a meno che... no? Ok. Quindi non era questo. A meno che non ce ne siano altre, quindi le conta tutte assieme. Però, missione compiuta. Dunque, apriamo questa cozza. Quindi si va verso l'alto, eh. Ah, bungee jumping. Ma posso farlo con Patrick? No! A quanto pare no.
Però non ho visto bus per il cambio. Questo vuol dire che per arrivare lì dobbiamo farci di nuovo il giro con SpongeBob dopo. Questo però non ci preclude il fatto che potremmo in teoria arrivare al coso di ghiaccio qua sotto, che infatti è proprio qua. Tra l'altro, ho appena capito. Se noi facciamo un salto, Patrick fa la culata meno forte. È una stupidata, però cavolo, se non ci pensi, a volte non sono così ovvie queste cose. Dunque, iniziamo, eccolo qua infatti. Dicevo, iniziamo andando a fare quello che Mr. Crab ci ha chiesto. Tac, 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 tac. Vieni qui. Fammi vedere. Ok, per stordirli dobbiamo fare la culata meno forte. Ta-dam! Acqua, scontro ripulito. Andiamo da Mr. Crab. Ah, tra l'altro, ah no, è una lampada quella. Grazie. Le mutande di SpongeBob non sembrano della misura giusta. Fa vedere. Perfetto. Quindi torniamo un attimo qui, che così almeno finiamo di controllare tutto per bene. E via. Anzi, aspetta. Dondor Patrick raggiunge la spiaggia di... Ah, oh, no, 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 no. Prima dobbiamo fare, esatto, tutta questa zona. Poi ci pensiamo. Allora, dobbiamo... No, scusami. Dobbiamo... Esatto, corri, 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 corri. Ce la possiamo fare. In teoria ci arrivavo forse tranquillamente, però meglio non rischiare. Ecco fatto, meno male. E tra l'altro ci dobbiamo fare anche il ritorno. Ci dobbiamo fare anche il ritorno. Non è che c'è un calzino nascosto per caso? No? Però, vabbè. Oh, mamma, mamma, mamma. 26 spatole d'oro. E ok, ecco fatto. Andiamoci a prendere anche la spatola d'oro da Mr. Crab. Ecco fatto. Dammi la spatola, forza. Ecco la tua ricompensa. Ecco qua. Che poi non ti costa una spatola d'oro, Mr. Crab. A meno che non sia placcata d'oro o finta oro, quindi capiremmo il perché ce la sta regalando, effettivamente. Dunque, cambiamo personaggio e andiamo a fare bungee jumping con le mutande. Ah, tra l'altro, esatto, c'è anche questo scivolo che non abbiamo fatto. E magari c'è, esatto, un calzino. Eccoci qua, tra l'altro, aspetta. Ah! Cos'è una... uno shortcut? Ci ha solo riportato di sotto. Non capisco il motivo, visto che basterebbe buttarsi letteralmente a piombo di sotto, ma vabbè. Ecco fatto. Ottenuta. La spatola più facile è fino ad ora questa, forse. Ah, ma guarda un po', c'è un calzino lì. Ah, ed ecco forse perché dobbiamo farci il passaggio da questa parte. Adoro scartare i regali. Perché, a parte che probabilmente è salato. Sì, è salato, è insaponato sto scivolo. Quindi, aia, sai che... Troppe bombe. Sai che bontà. Dicevo, rifacciamoci il percorso e molto probabilmente dovremmo farci tutto quanto il... come si dice, appunto... Fresco il percorso primaverile. Per saltare laterale e arrivare su quel tettuccio. Ecco fatto. Patrick, niente di più semplice. Che poi vabbè, c'è una moneta viola lì. Vabbè, ci può stare andarla a prendere, ma non mi sprecherei neanche se non fosse che già siamo qui. Ecco fatto. No, l'ho mancata. Vabbè, chi se ne frega. Tanto per fare soldi ce ne sono di metodi in sto gioco, voglio dire. Prendiamo Patrick e lanciamoci nella stratosfera. No. Credo che siamo a fine livello ormai, giusto? Certo che ci portiamo dietro. Cosa ci serve roba? Il... Ah, per tornare indietro. Aha. È per tornare indietro? È un mega shortcuttone per caso? Può essere. Anzi, sicuramente, probabilmente ci serve per fare il giro giusto della luce.
Questo vuol dire... C'è per caso... No? Onestamente, se mi metti qui questo coso, la prima cosa che vado a pensare è che c'è una zona nascosta. Però... A meno che non ci serva per prendere, non lo so, un calzino dopo che appare. No, non è cliccabile. Ah, vabbè. Vittoria! Sulla cresta dell'onda. Tutto qui? Robot distrutto, facile facile, niente più problemi. Vabbè. Arriviamo direttamente da Larry. Ecco appunto. Complimenti, SpongeBob! Sei il re della spiaggia! Meriti una spatola d'oro! Certo! Grazie, Larry! 29 spatole d'oro! Che è il doppio, quasi, ce ne manca una, è il doppio delle spatole che ci richiedono per avanzare nella prossima area. Vediamo? Ah! Perfetto! Il Gulagoon completata al 100. Quasi, ci mancano due calzini che... Probabilmente uno lo otterremo appunto quando otterremo la palla. Però tutte le missioni perfette. Possiamo tornare indietro.